formano già l'autodromo Concordia con un nutrito gruppo di alunni provenienti da diverse sedi della Sicilia, ed è un incontro all'insegna della pratica piuttosto che la teoria, perché oggi i ragazzi si stanno misurando nella guida di go-kart, cioè di quelle piccole automobiline con le quali si diventa molto spesso campioni nelle discipline automobilistiche. Sì Cesare, come hai ben detto, oggi i ragazzi stanno approntando una tecnica di guida piuttosto che una gara, quindi non è una gara. Loro affronteranno la tecnica di guida sul comportamento in pista, sul comportamento in strada, sul comportamento in curva, come ci si comporta nei rettilinei, quali sono le regole da affrontare. Quindi non verranno cronometrate, non verranno prese i tempi, ma semplicemente chi guiderà meglio sarà il vincitore. Siamo con il docente Luigi Cipollina, docente di elettronica nelle varie sedi Euroform, oggi Autodromo Concordia. L'elettronica, che è la materia che poi insegna il professore Cipollina, oggi applicata non alla teoria ma alla pratica. Un percorso all'interno dell'autodromo per fare provare l'ebbrezza ai ragazzi di una guida in tutta sicurezza. Sì, oggi siamo qui all'autodromo Concordia di Villaggio Mosè. È un viaggio di istruzione dove abbiamo diversi ragazzi di diverse sedi Euroform, tra quali Gela, Agrigento, Canicattì, San Giovanni Gemini, Riesi. Siamo qui per insegnare loro la guida del go-kart. Davide Fiaccabrino, docente Euroform presso Gela, oggi docente di meccatronica, papà di un campione in erba di motociclismo, per cui sentirete parlare di Fiaccabrino per quanto riguarda il comparto corse moto, e noi ci auguriamo che sia un altro campione che esce da questa terra di Sicilia. Professore Fiaccabrino, oggi esperienza diciamo sul campo, quindi dalla teoria siamo passati alla pratica, questi ragazzi si stanno cimentando in questi giri all'autodromo qui Concordia, ed è un'esperienza assolutamente emozionante ed emozionale. Oggi siamo al Concordia con i ragazzi dell'Euroform che stiamo provando a fargli girare nel circuito l'emozione della pista, perché anche se sono tutti in grado di poter guidare, però si divertiranno tantissimo, e grazie all'Euroform che gli sta dando questa opportunità all'infuori della scuola di fargli provare anche questa emozione, che i ragazzi vogliono provare questa emozione, e quindi tutti siamo pronti per fargli capire che non è soltanto una scuola ma anche un modo per poter provare anche l'asfalto in modo non agonistico ma anche a livello divertevole. Docente di meccatronica presso l'Euroform, diciamo, a me capita spesso di assistere alle tue lezioni ed è davvero una goduria, nel senso che coinvolgi i ragazzi facendo innamorare loro di una materia che molto spesso è legata più alla passione che, come dire, allo studio vero e proprio. Oggi siamo passati dalla teoria alla pratica e avete portato i ragazzi all'autodromo Concordia per fare provare loro l'esperienza di guida in totale sicurezza. Come hai detto tu Cesare, sì, oggi siamo all'autodromo Concordia, uno degli autodromi più belli che abbiamo nella parte sud della Sicilia, organizzatissimo effettivamente. Siamo oggi qua per un'uscita diciamo sperimentale, e faremo sperimentare proprio ai ragazzi qual è l'ebbrezza di guidare un mezzo spettacolare come il kart, che sa trasferire belle sensazioni direttamente sull'asfalto della pista. Quindi oggi ragazzi affronteranno oggi questo incontro, diciamo, questa esperienza nuova, dove si ritroveranno con un mezzo che non ha niente a che vedere con le vetture che andranno a guidare nei prossimi anni, ma che comunque sa dare grandi, grandi, grandi prestazioni e grandi sensibilità di guida. Allora,
assistito al briefing prima che si iniziasse a, come dire, a lavorare sulle batterie fatte di 9-10 ragazzi per volta, e avete spiegato loro la sensibilità che ha il go-kart, la tecnica di guida, la confidenza che bisogna prendere con la sterzata del kart, che è diversa da quella delle automobili tradizionali, e stanno girando in totale sicurezza apprendendo quelle che sono le tecniche primarie di un mezzo che in qualche modo è il simbolo della competizione. Molti piloti sono partiti da lì per poi diventare grandissimi campioni. Qual è la sensazione umorale che tu percepisci da parte dei ragazzi per questa esperienza che oggi stanno facendo? Sì, ragazzi, oggi li vedo molto 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 presi, anche perché in aula abbiamo fatto anche una serie di preparazioni su tutto quanto, gli ho spiegato le prime tecniche di guida fondamentali, chiaramente, e li ho, diciamo, avvicinati teoricamente a quello che oggi faranno, che è veramente una cosa grandiosa. Infatti vogliamo ringraziare l'Euroform per questa grandissima esperienza che sta dando ai ragazzi, penso una di quelle che ricorderanno sicuramente per tutta la vita. E stamattina erano molto un po' tesi, però oggi, dopo la prima spiegazione che abbiamo fatto in aula, li ho visti molto più rilassati. Adesso stanno proprio in questo momento, stanno girando in maniera molto tranquilla, sicurissimi. Vediamo che i giri che stanno facendo sono veramente, veramente importanti, perché sono i primi quelli che danno, proprio i primi giri, quelli che danno le prime impressioni. E, ripeto, sarà sicuramente una giornata che ricorderanno per sempre.